Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, oggi è stata celebrata la festa dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. In una giornata cominciata al mausoleo di Posillipo con la deposizione delle corone di alloro in onore dei caduti, per proseguire in piazza del Plebiscito, dove con i reparti schierati si è tenuta la cerimonia dell'alza bandiera, con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e di quello del Ministro della Difesa. Per finire con la consegna delle benemerenze concesse dal Presidente della Repubblica a 18 cittadini della provincia di Napoli. È una giornata importante, significativa per il Paese, che mostra la vicinanza del Paese alle Forze Armate. Un momento in cui ci vuole grande unità istituzionale, ma grande anche impegno operativo. Tutti i momenti di difficoltà si superano con l'impegno concreto, con un lavoro di coesione che aiuti le persone in difficoltà a trovare una strada, ma tuteli la sicurezza dei nostri cittadini.